report our collaborating hours. Molti studi che sono stati riconfermati da altri laboratori, laboratori. So if we want to go to a clinical application, it is important also to test safety in animals that are closely related to us. Quindi dice che prima di passare, il discorso l'ho detto anche prima, cioè prima di passare alla sperimentazione dell'uomo bisogna essere sicuri che queste cellule siano safety, siano sicure, quindi che non possono produrre effetti collaterali. Not efficacy, but no, sicurezza, sicurezza. So we started experiments in non-human primates to test safety at the acute stage. Quindi ci presenta adesso dei dati nei primati non umani per verificare non tanto l'efficacia ma la sicurezza. And it has to be acute because there is no permission to work with primates now is even more difficult. Ok, e questi studi sono una fase acuta perché non c'è autorizzazione per gli studi della fase acuta. So we have developed, we have designed a surgical procedure for olfactory bulb removal that do not cause additional damage. Quindi in utilizza queste cellule vengono olfattori dei primati e vedere se non vediamo i risultati. In primates, the absence of one olfactory bulb do not cause secondary side effects at either initial or later periods. Riassumo dicendo che queste cellule del bulbo olfattorio non producono effetti collaterali o danni collaterali. This is part of the surgery. It's a minor invasive surgery. It's a new surgery developed by us. Questo è un intervento chirurgico che è stato ideato da loro. Also, it was important to know if the olfactory bulb could give rise to enough cells for transplantation. So, we could see that one single adult olfactory bulb provides enough cells for either autologous or allogeneic transplantation. Quello che è importante è che prelievo da un singolo bulbo olfattorio ci sono cellule sufficienti per il trapianto. We have two olfactory bulbs. This means that in a case of doing this in humans, the person will not lose the sense of smell. Come tutti hanno due bulbi olfattori, dice studi quel primato non umano mostra che basta prendere uno dei due bulbi è sufficiente per avere due cellule per l'efficacia dal punto di vista motorio, ma l'individuo non perde capacità olfattive perché ti rimane un bulbo olfattorio. Because the whole idea is to use the cells of the own patient. This means autologous transplantation. È chiaro che nell'uomo la sperimentazione è autologa, cioè prelievo di un bulbo olfattorio e poi trapiantare queste cellule nell'uomo. Then there is no risk of rejection, there is no risk of tumor formation. We also look for the properties of the cells, and they do not form tumors. They present a long lifespan, they enhance the second life performance, and they express regeneration associated molecules. Studi dei primati non umani hanno dimostrato che non generano tumori, che sono quindi sicuri, e non generano reazione di rigetto. And after 10 days, we can obtain, even after this short period, enough cells for transplantation to one human. But after 2 months and a half, one olfactory bulb is mille million of cells. Il bulbo olfattorio contiene so this gives enough number of cells for transplantation of one patient and also for transplantation of another patient or to leave the cells in a bank of cells for future use. Quindi il numero di cellule si può utilizzare sono più che sufficienti per l'individuo, ma si può creare anche una cell factory, una fattoria di cellule che può essere utilizzata anche per altri individui. It's also published and the conclusion is that in primates the autologous therapy with olfactory bulb in Cilindria is feasible as one bulb yields enough cells for grafting one individual and there is no need for the genetic manipulation of olfactory bulb in Cilindria for grafting. Dice che quindi è più che sufficiente la bulbo olfattorio avere il numero di cellule tale che può essere utilizzato, non c'è bisogno di fare delle operazioni di genetica cellulare.
Well, but these were monkeys. In humans, we observe the same, and we can culture olfactory skin clear from the bulk of humans. And